su di noi un po' poco. Questo, secondo me, cosa ha provocato? Che finché siamo tutti così, noi non ci possiamo muovere. E quindi sappiamo dove stiamo. Se il resto ci lascia più spazio, se noi non abbiamo deciso prima qual è la nostra direzione chiara da prendere, anche noi subiamo lo stesso effetto e non potremo mai dare una direzione agli altri, perché anche noi andiamo in tante direzioni diverse. Questo c'entra molto con tante cose che sono state dette qui stasera sui problemi che hanno portato a una soluzione non costruttiva, almeno secondo me, del problema politico in Italia. Ora c'è un problema, ci sono due cose che tu ci hai detto: la flessibilità e una direzione molto chiara ed esemplare. Penso che per essere molto, molto flessibili all'esterno e verso l'esterno, dobbiamo darci noi un chiarimento molto forte prima di porre un'azione flessibile verso il mondo. C'è il rischio, secondo me, per come ho visto la situazione politica, che darci un chiarimento molto forte ci blocchi un po', perché soprattutto chi forse si è formato in un contesto diverso, e quindi un tentativo di sviluppo in realtà di una parte del chiarimento non faccia sviluppare, di trovare un chiarimento forte tra di noi prima che ci troviamo nei guai, prima che si distruppe. Questo è il tema della politica, però ci possono essere altri temi su cui siamo tutti convinti di essere molto chiari fino a che non ci dobbiamo mettere in discussione, ma lì è troppo tardi per risolvere, come è stato col partito. Quindi quale può essere un modo per noi giovani e giovani dentro? Meraviglioso. Di mettere insieme queste due parti. Però il problema che tu stai segnalando è reale. Sì. Cioè pure gli altri possono rispondere, non è che chiasso solo a lui, va benissimo, cerca risposta. Le domande così. Si aggiunge la domanda su, perché me la dicono su, forse c'è un po' massimo. Qualcosa che ci aiuta ad avanzare, cercare la diversità. Qual è il limite tra la convergenza e il compromesso? Che penso sia un problema che ci tocca molto, diciamo. Potrebbe darsi che non ci sia molto problema nel perdere il profilo. Infatti in realtà non compromesso, proviamo insieme anche oggi. No, nel momento di spendersi, sì, senza perdere. Ci sono vari livelli di compromesso. Io adesso sto dicendo che può essere anche che non, la perdita di profitto sia un problema. Cioè se per compromesso è la stessa cosa, io devo capire cosa per te compromesso. Rinunciare a una parte della propria identità per negoziare. Rinunciare parte dell'identità, esatto. Rinunciare una parte dell'identità per negoziare. Sì, sì, rinunciare una parte del tuo figlio, può essere anche l'identità. No. No, non è un problema rinunciare a una parte dell'identità. Aiata, io psicologico profondo, sono addirittura.
por lo cual a veces es interesante ir cediendo en su propio yo, en su propia identidad. Pero claro, no es fácil admitir que el yo es más un problema que una solución. Diciamo che non ci sono problemi di natura, addirittura di natura psicologica, che in alcuni momenti potrebbero essere interessanti rinunciare ad alcune parti dell'io. Questo aprirebbe un altro problema. Quello che dici ora è un problema che è una soluzione. In questo caso l'io potrebbe essere più un problema che non una soluzione. Hai psicologicamente alguna salida che para producirse hay que reducir ese yo. Sono situazioni, che per ridursi hanno bisogno di una riduzione dell'io. E in ese caso, si lo trasladamos a otras actividades, no a la cosa simplemente psicológica, sino a la cosa de relación. Se lo spostiamo anche ad altre... Di relazione tra le persone. La riduzione del proprio io è un problema. Non è un problema. È un'ampliazione di possibilità per tutti. È un ampliamento di possibilità per tutti. Así que cuando decimos que necesitamos comprometernos con una cierta idea, con un cierto comportamiento, porque si no hacemos eso nos diluimos. Quindi quando diciamo che c'è bisogno di compromettersi con alcune idee, con alcuni comportamenti, altrimenti ci... Tal vez sea un tema di discussione interessante. Potrebbe essere un tema di discussione. Por eso yo respondí un poco ingenuamente recién diciendo que... Y bueno, y si perdemos una cierta identidad, ¿qué problema hay? Quindi con quello che ho risposto, evidentemente, anche ingenuamente, se perdiamo una certa identità, che problema c'è? Perché vamos a fortalecer nuestra identidad, nuestro perfil? Perché dovremmo rafforzare il nostro profilo, la nostra identità, il nostro io? Bueno. Si ha puesto rara la conversación. Sí, un po' strana la conversación. Sempre su questo, non il compromesso sull'io, ma su quello che è per esempio un organismo. Diceva non soltanto per ciò che si riferisce a io, ma anche ampliando il campo. Nelle relazioni. Sì, che è un'opportunità per tutti. Comunque c'ha gli appunti. Stiamo esplorando. No. Al fatto che da una parte sembrano essere comunque le persone gentili, no? che pensano agli altri, che pensano all'interesse del genere umano piuttosto che alle compagnie. E dall'altra il fatto che però sono proprio vecchi, cioè guarda, cioè cercano di andare avanti guardando indietro, no? La mia esperienza, cioè io ho 2 anni e cerco di lavorare, no? E glielo dico proprio in faccia, siete vecchi, cioè io ho perché è vero che questa cosa del relazionarsi, del dare comunque vincoli umani, affettivi, cioè poi ti mettono comunque in una relazione, no? Questo di creare relazioni con questa persona con un comportamento nostro, ci fa superare delle differenze ideologiche, superare alcune differenze ideologiche.
Il presente e il futuro e quindi è difficile riuscire a orientare un'azione insieme l'azione conjunta, quindi il nostro mirare è differente nel presente e il futuro. La domanda è Giorgio, passiamo più la voce che è il terzo file. Sì, no, che sto traducendo lui, sto traducendo lui quello che lei sta traducendo. C'è possibilità di recupero di queste persone? No, nel senso che io prima ho chiesto se noi in qualche modo possiamo guidare una riconciliazione. Una riconciliazione di queste persone con il passato in modo che possano guardare al futuro. Per che mirare. Oppure è inutile, cioè dobbiamo fare qualcosa noi da noi e sperare che ci vengano appresso. Credo che è possibile. È possibile la prima se riconcilia adesso non viene che sia la fuente in la cosa del passato perché se va a trancare riconciliarsi con lo che passò e se intendere che eso già non sirve per la fine. Quindi riconciliarsi con il passato vuol dire che questo non serve più per andare avanti. Se tu insistes in non riconciliarti con tu passato, in affermare tu passato e tutto aquello, è possibile che avanzi. Se tu cerchi di affermare il tuo passato va a bloccare nuovamente l'azione. E quindi la gente che tiene un passato largo y la gente joven que no tiene pasado prácticamente. Tenemos un problema de tiempos. Abbiamo un problema di coscienza sul tempo. Come sappiamo, in questa epoca tutto si sta facendo astratto. Il tempo sta giocando. Antes erano le cose materiali, ora sono tutto tiempo. Di quelli che hanno un passato lungo e dei giovani che invece non hanno praticamente passato, proprio in un momento in cui tutto si fa molto immateriale. E quindi questa questione dei tempi è molto relativa. Sì. Los espacios se han hecho ya relativos, ¿o no? Gli spazi si sono già fatti relativi. Ahora le toca al tiempo. Adesso nos toca a nosotros, al tiempo en nosotros. Al tiempo en noi stessi. Ci tocca il problema dei tempi. Posso? Allora, vorrei fare una domanda, anche se non sarà molto concreta come quella che posso venire in questa sede, perché diciamo è una domanda profana. Io sono da poco tempo che insomma sto conoscendo, quindi potrebbe essere anche un'ingenuità. Comunque sicuramente se posso fare una frase breve, comunque una domanda un po' concreta rispetto alle ultime, perché tratta un aspetto particolare. Io ho avuto modo di leggere il libro di Silo che fa riferimento al messaggio in cui lei fa riferimento a questo lavoro interiore che porta al contatto con la forza e a quelle trasformazioni molto profonde che in qualche modo mi hanno ricordato tutte quelle forme di illuminazione spirituale che possono essere lo Zen o il Satori, cioè quel momento in cui una persona si schiude completamente all'universo. Liberando così tutta una serie di potenzialità che prima dormivano. La cosa che a me ha colpito di questo movimento è che rispetto alla sinistra storica ha una radice spirituale che lo differenzia radicalmente.
gente interesante, no es gente directa, hay gente de mucho bueno. Ese punto. E questo punto che tu stai dicendo, commentando, l'abbiamo sentito da tante persone in differenti parti. E lo escuchamos de gente del Partito Comunista, por ejemplo, en distintos países. E l'abbiamo ascoltato anche di gente del Partito Comunista in differenti paesi, quello che stai dicendo tu. Ustedes tienen sobre nosotros, dicen ellos, ustedes tienen sobre nosotros la ventaja de contar con una raíz espiritual. Se voi avete un vantaggio rispetto a noi, quello che commentano loro, di contare su una radice spirituale. Come va a dire eso? Gente del Partito Comunista. Quiere decir que esa gente del Partito Comunista está entendiendo también la época. Vuol dire che la gente, anche la gente del Partito Comunista. Ya no podemos tomar la estereotipia del comunista de hace 50 o 60 años. Si può prendere... Qué barbaridad, las superestructuras ideológicas, espirituales. Funciona, ellos están pensando, por lo menos sintiendo de otro modo. Así que es muy difícil estar lejos de ellos, porque están diciendo. Quindi, noi non siamo molto lontani da loro proprio perché stanno pensando, dicendo le cose che stai dicendo tu. È molto interessante quello che acaba di dire. Quindi, è molto interessante quello che tu stai dicendo, come osservazione, perché lo dicono anche altri. Está raro el mundo, pero es gente entonces que está sintiendo otra cosa. Son personas que están percibiendo, sintiendo algo. Y es muy fuerte eso. Así que eso que parecía una inconveniencia de nosotros. Sí, quello che potrebbe sembrare, no? Ma infatti. La mia domanda era era bellissima, diceva appunto, per questo secondo me è un punto di forza decisivo, no? Quando si fanno analisi politiche in genere si dice il movimento deve operare così o cosà, no? E invece non si punta su questo aspetto, cioè come attuare collettivamente questa dimensione spirituale come carta in più, diciamo, anzi carta decisiva, come incentivare questa sentimento. E la parte politica, la scena politica, mi sono perso un pezzo. Sia parte politica sia a livello di percezione collettiva, cioè quando uno si approccia con le persone a partire da se stessi, come introdurre questo aspetto, come farlo operare, perché è un argomento un po' esoterico. Tampoco sé qué decirte, pero ahí hay un punto que a lo mejor deberíamos. Qui c'è un punto che converrebbe approfondire. Non c'è tanto pregiudizio, perché nosotros estamos llenos de pregiudizio también. No, senza neanche tanto pregiudizio, anche perché noi stessi siamo pieni di pregiudizio. Vemos el mundo de cierto modo y no le vemos otros aspectos que a lo mejor se acercan a eso que está diciendo él. Vediamo il mondo in un certo modo, che forse non vedono, le cose che voi dicendo. Ah, senti, è un gran gusto ascoltare queste cose. È un grande piacere che ascolto queste cose. Però non sappiamo che decidere. Lo che sì dico è che, stavamo nel momento anteriore, lo che sì dico es que rebajar nuestro perfil, disminuirlo, disminuir nuestro yo en al sostener ciertas ideas y ciertos principios, disminuir ese pesadísimo yo. Imagínate disminuir el pesantísimo yo. Nos va a habilitar para conectarnos mejor. Potrebbe abilitare per la connessione migliore.
por lo menos agarremos a esa cosa nuestra. Es como los otros buenos amigos y buenos camaradas que se siguen agarrando al pasado. No han reconciliado su pasado. Quindi se noi continuiamo ad aggrapparci alle nostre cose, come questi nostri amici, compagni che si aggrappano al loro passato, ma hanno dato soltanto. Esatto. Non è riuscito di mollare di bambini. Esatto. E soltare è molto più difficile che aggrappare. E lasciare andare è molto più difficile che prendere. Ya no lo explico un señor Keller. Yo lo he explicado. Hace muchos años vio que los monos, por ejemplo, ciertos monos, que echan de chimie, señor Keller, que echan de chimie, tenían problemas para soltar. Había unos problemas y te los soltaron. En muchos lugares se los atrapaba a los monos porque se hacía un agujero en un árbol y se ponía arroz. E quindi in alcuni casi si prendevano queste scimmie perché si faceva un buco e loro si... E tu se lo monito si va, mettiamo la mano e serravano il pugno e nella rosa non potevano aprire un buco e loro dentro un albero loro mettevano prendevano e poi non lo volevano mollare, quindi restavano intrappolati. Il problema era che è costato moltissimo fare che los monos alejaran una banana, che gli scimmie allontanassero una banana, para que la banana cayera por una hendidura y él la pudiera recoger. Perché cadesse da una fessura e loro potessero raccogliere. Perché sempre si trattava di agarrare. Perché sempre si trattava questa tendenza di prendere la banana. E bueno, non stiamo salendo del tema, però in todo caso la tendenza va hacia agarrar y no soltar. Quindi la tendenza va verso il prendere, non invece lasciare andare. Vamos a soltar nuestro pasado tan fácilmente. Lasciamo andare il nostro passato così facilmente. Reconciliar es considerar realmente lo que pasó. Riconciliare. Sin traerlo en la mochila. Quello che è successo senza portarselo nello zaino. Reconciliar es reconocer lo que sucedió. Riconciliare è riconoscere quello che è accaduto. Y no insistir en que hay que traer eso porque yo tenía razón. Yo insisto en detrás esto porque yo avevo razón. En fin, son pequeños detallitos. Hay mucho por ver ahí. C'è molto da vedere. Tenemos que reunirnos a conversar de todas estas cosas. Dobbiamo trovarci, riunirci. Hasta cosas que no son tan concretas. Di queste cose che non sono tanto concrete, che hacen a un spirito comune. Uno spirito comune. E lo spirito chi è ese cavaliere? E lo spirito, chi è questo signore? Sì, vabbè, rispondi però. E non c'è niente. Cambiò totalmente. Siamo in un mondo totalmente nuovo, cambiato totalmente. Mientras no se planteen esos nuevos comportamientos, lo troglodítico va a seguir avanzando. E fino a quando non si stabiliranno questi nuovi comportamenti, i primitivi, i troglodítici continueranno ad avanzare. Sì, va avanzando. E avanzerà. Ogni volta di più. E se dejano di avanzare, va a essere semplicemente con il periodo della circostanza. E se smettono di avanzare per ciò che accade nelle circostanze? No van a dejar de tirarle bombas en la cabeza a las poblaciones, no van a dejar de hacer eso. No smetteranno di buttare bombe sulla testa delle popolazioni porque tengan una idea humanista. No, va a suceder eso cuando no puedan hacer otra cosa. Accadrà quello quando non potranno fare.
Entonces es por imperio de las circunstancias que los trogloditas van a retroceder. Quindi è per imperio delle circostanze che i primitivi retrocedono. Pero no por comprensión. No per comprensión. Questo è un altro tema. Non per comprensione. Porque les está saliendo mal. Porque les está uniendo madre. Cada vez peor. Les está diciendo ogni volta peggio. Bueno, perché mi hai proposto un caffè, ma... sì, ma potrebbe anche essere molto bello. Dopo ti rispondo. Conosci Mario? Conosci Mario? Alessandro Jodorowsky? A Jodorowsky? No, 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 por encima. Pero Jodorowsky ha hecho cosas interesantes, parece películas y cosas. Stava lavorando, a mio avviso, molto bene, conoscendo i nostri temi. E contiene i nostri di dottrina, quindi lo spirito, il tempo, lasciare Dio. E riguardo il tema del chiarimento, il tema dello spirito, il chiarimento, il tema della giustificazione da Dio, quindi uno spirito sociale, l'intera umanità. E ha una forma diversa dalla nostra di lavorare, perché ovviamente è un leader o comunque in qualche modo si mette come guida. E riguardo il tema del chiarimento di cui, che ci dicevi ultimamente e non so, è una forma d'azione particolare, perché come noi ci muoviamo ancora in strutture, no? Ora da vedere come, bene. E lui invece si mette come un riferimento e riesce a fare incontri settimanali di 500-600 persone. Si muove con i libri o con la televisione o con spettacoli teatrali. E in qualche modo io mi chiedevo se, come dire, può essere una forma interessante aspirare a lavorare in questo modo. Se lo conosceva anche in questo momento comprerà sicuramente molte forme, apparecer muchas formas de alrededor. Sì, è che lui è uno dei più grandi, è riconosciuto a livello mondiale come uno dei più grandi che parla di queste cose. Así que ya está instalado. Così pensavo che eravate in ghetto. No, di Merenda no. No. Ma lui lo conosce, però è instalato nell'ambiente. Dice che questo significa che già comunque è presente nell'ambiente più in generale. Poi lavora con gli archetipi da Rocchi, quindi sono riconosciuti ufficialmente. Caffè? 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 Caffè